Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni. Seconda parte di Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo le navi più belle al mondo. Puntata questa tutta dedicata alla bellezza di uno dei paradisi della nostra Italia, l'arcipelago della Maddalena. Quattro bellissime isole, Spargi, Budelli, Razzoli e Santa Maria. Scoprivi ogni giorno con le escursioni giornaliere da Palau. Nella prima parte abbiamo presentato questo bellissimo territorio, ora siamo con Alberto Caris, un volto amico della nostra trasmissione Mondo Crociera, ha collaborato con noi tanti anni fa nei tanti servizi che vi abbiamo proposto nel corso del tempo. Ora Alberto lavora in questo bellissimo paradiso, una scelta di vita bella, importante, complimenti, questo è un vero paradiso. Hai detto bene, innanzitutto ciao Floriano, ciao ai cari telespettatori di Mondo Crociera. Questo, hai detto bene, è un paradiso, è l'arcipelago della Maddalena, parco nazionale, sono 7 isole, due delle quali sono raggiungibili col traghetto da Palau, quindi diciamo che le escursioni giornaliere che noi facciamo si concentrano più che altro sulle altre 4 isole, sono Spargi, Razzoli, Budelli e Santa Maria. Sono escursioni giornaliere, si parte dal porto di Palau circa alle 10 del mattino, si effettua un inchino, chiamiamolo inchino, a Porto Rafael, vedere la piazzetta, le ville, poi una prima sosta all'isola di Spargi. All'isola di Spargi noi abbiamo un tender che permette di portare i passeggeri direttamente sulla spiaggia, quelli che non vogliono fare il bagno dalla barca, quelli che non si vogliono bagnare. Facciamo un aperitivo a bordo della barca e poi partiamo per una seconda sosta, quello che è chiamato il manto della Madonna. Sono le piscine naturali di Budelli, Razzoli e Santa Maria. Facciamo un altro inchino a vedere la spiaggia rosa, che è una spiaggia completamente chiusa, è proibito avvicinarsi, è proibito fare il bagno, è proibito toccare la sabbia, ma noi possiamo passare ad una distanza sufficiente perché si possa vedere questo rosa, che non è più il rosa di una volta, ma si riesce ancora a vedere. Effettuiamo, come ho detto, la seconda sosta al manto della Madonna, pranzo a bordo, pranzo che consiste in un primo con dolci, caffè, mirto, e poi una terza sosta all'isola di Santa Maria, quella dove siamo noi adesso. Un posto veramente paradisiaco. Una scelta di vita importante, sei contento di vivere in questo paradiso, di goderti questa natura, non hai nessuna mancanza dalla televisione? Allora, sono sicuramente contento perché vivere qui non può che essere meraviglioso. Ogni tanto un po' di nostalgia della televisione, perché anche quello è stato un periodo della mia vita molto bello, che mi ha dato la possibilità di viaggiare e ho un bellissimo ricordo di tutto il team di Mondo Crociera e qualche volta ho anche nostalgia dei miei telespettatori. E soprattutto avrai nostalgia delle belle crociere che abbiamo fatto. Qual è il servizio, il posto più bello negli anni che hai visto, che ti piace ricordare perché te lo facciamo vedere come da tua richiesta, on demand, andremo a scoprire il tuo posto più bello, che è? Ti ringrazio e ti dico che probabilmente il viaggio più bello che abbiamo fatto insieme, secondo me, è quello che abbiamo fatto nel 2013 a bordo di Royal Clipper. È stata una crociera fantastica con questo veliero 5 alberi. Mi ricordo che abbiamo navigato nelle isole Pontine, nelle Eolie. Quello è sicuramente il viaggio che io ho più nel cuore. E allora andiamo a vederci un servizio preparato dalla nostra Sara Bonatti proprio su quella bellissima crociera 2013, primavera 2013. Primavera 2013, e quindi mi raccomando, navigate con noi. La vera differenza tra una crociera tradizionale e una crociera su Royal Clipper è che qui si può veramente vivere il mare. Ispirato al leggendario Prussian Royal Clipper, è oggi il più grande veliero e l'unico 5 alberi costruito dopo che il suo predecessore venne varato all'inizio del secolo scorso, Prussian nel 1902, Royal Clipper nel 2000. Era infatti il 1902 quando il più veloce e il più maestoso veliero mai costruito, completamente equipaggiato e dotato di 5 alberi, venne varato.
era il leggendario Prøssen che ha dominato i mari, anche se per pochi anni. Il Royal Clipper ricalca le orme del suo predecessore, nave elegante dotata di ogni comfort e dei più avanzati sistemi di navigazione. L'ammiraglio della compagnia Star Clipper è la nave ideale per una crociera all'insegna dell'avventura, del relax e della tradizione della vela, con un servizio di ottima qualità, il comfort e una sistemazione dello stesso standard dei moderni yacht. Con le sue 42 vele spiegate e i suoi 134 metri di lunghezza, Royal Clipper è uno degli spettacoli più affascinanti che si possano vedere in mare. In grado di ospitare 227 passeggeri in uno stile lussuoso ed è entrata a far parte nel 2001 del Guinness World Records per essere il più grande veliero armato nel mondo. I luminosi ed eleganti spazi interni sono composti da un atrio a tre piani che permette ai raggi del sole di filtrare fino alla sala da pranzo, dove i passeggeri possono gustare una prelibata cucina internazionale. I ponti esterni hanno una superficie di 1760 metri quadri e dispongono di tre piscine. Gli ospiti possono trovare angoli nascosti e silenziosi lungo le balconate su due lati del veliero o scalare in totale sicurezza l'albero maestro dal quale ammirare panorami mozzafiato. A poppa, una comoda piattaforma marina permette di tuffarsi in acqua e praticare gli sport acquatici. Siamo con Alessio Trentini, che è il comandante di Sportador TV, questo bellissimo catamarano di 37 piedi, poco più di 11 metri, che porta 20 persone da anni. Alessio, tu navighi in queste isole, Spargi, Budelli, Razzoli, Santa Maria, ma perché sono così belle e così ricercate? Ma sicuramente da un punto di vista velico, per il vento, che qua il maestrale soffia sempre forte, il ponente, e aiuta i velisti, è sempre stato uno dei luoghi più famosi nel Mediterraneo e ci permette di andare a vela tutti i giorni con questo bellissimo catamarano. Ora il boom sono i catamarani perché sono larghi, spaziosi, all'estero, ai Caraibi, sono la barca più diffusa e anche qui nell'arcipelago della Maddalena è un mezzo ideale per scoprire le bellezze di questo territorio, pesca poco, si sta belli larghi, non si è sbandati, quindi è una barca vincente per scoprire le bellezze dell'arcipelago. Abbiamo fatto un passo verso il futuro, finalmente anche a Palau è arrivato il primo catamarano. Si riesce ad andare a vela, si riesce a fare sia la barca a vela che la barca a motore. Andando su fondali molto più bassi rispetto alle altre barche a vela, una barca a vela normale pesca dai 1,80 m ai 2 metri, un catamarano pesca 90 cm. Di conseguenza riesce ad arrivare in luoghi dove l'acqua è molto più chiara e più pulita. Hai parlato di acqua chiara e pulita, ma grazie alle bocche di Bonifacio e alla continua movimentazione l'acqua è così pulita e bella. Infatti questo paradiso viene chiamato i Caraibi d'Italia, paragonati appunto all'acqua bellissima cristallina dei mitici Caraibi. È un'acqua stupenda che probabilmente anche migliore dei Caraibi. Io sono stato ai Caraibi e non ho mai visto tanti colori dell'acqua come in questo posto qua. Abbiamo differenze di tonalità che sono tantissime, dal blu al verde, all'azzurro, allo scuro, grazie alla Poseidonia, alla sabbia, ed è incredibile. Thank you.
Giver, un mondo di natura. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Mondo Crociera. Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi più belle al mondo. In questa puntata abbiamo visto le bellezze della Liguria, del Tigullo, di Portofino, di Porto Venere e delle Cinque Terre, del Golfo della Spezia, ma soprattutto abbiamo scoperto le bellezze dell'arcipelago della Maddalena, quattro meravigliose isole: Spargi, Budelli, Santa Maria e Razzoli, con il famoso manto della Madonna a bordo di questo bellissimo catamarano, con l'esperienza di quattro amici che vivono in questa isola, che vivono in questo catamarano, che hanno lavorato per Mondo Crociera e hanno creato e hanno sviluppato il business delle crociere. Grazie a Greta, Alberto, Irene e Alessio per le riprese, Saul Carasale e a Sara Bonatti per il montaggio di questa puntata. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, sempre per scoprire i luoghi più belli al mondo a bordo le navi più belle al mondo, cioè Mondo Crociera. Ciao e arrivederci alla prossima occasione. Da Floriano Moboni.